Ma io vorrei innanzitutto davvero ringraziare il Comune di Roma, esprimere un grande apprezzamento per questa decisione, la decisione di ricordare nel modo in cui un'amministrazione civica può ricordare due cittadini, ricordare due giornalisti italiani scomparsi tragicamente durante il loro lavoro, e cioè nell'impegno per la ricerca della verità. E credo che questa sia il cuore della missione del giornalismo in un paese democratico. Raccontare le cose che succedono, dire le cose come stanno, anche quando questo comporta il rischio di scontrarsi con poteri grandi e terribili. Ed è evidente che questi nostri due concittadini, questi due colleghi, hanno incontrato lungo il loro cammino un nemico potente e oscuro. Vorrei dire la mia opinione: no, questa lapide non è e non deve essere una pietra tombale. Direi che il senso di questa iniziativa è proprio quello di fare di questo momento di ricordo e di omaggio anche un momento di impegno. Ed è questa la ragione per la quale io sono grato al sindaco Alemanno, ai familiari di Graziella, di Italo, a loro dei giornalisti, grato di poter essere qui nella mia qualità di presidente di un organismo parlamentare che ha il compito, nell'ambito di una riforma importante e di difficile attuazione, che ha il compito di collaborare con il governo, con i servizi segreti, per rinnovare questa struttura, per metterla al passo con i tempi, per trovare un equilibrio ragionevole tra le esigenze della sicurezza dello Stato, che comprendono il segreto di Stato, e le esigenze della trasparenza e della verità, che sono fondamentali in un paese democratico. Mi spiace che per impegni suoi personali Francesco Rutelli non abbia potuto essere qui, perché lui è stato protagonista di questa vicenda prima di me, con un grande impegno per fare in modo che si potesse aprire una breccia nel muro del segreto. Quando fu chiesto di consultare quei documenti, il primo riflesso della struttura burocratica fu la proroga del segreto di Stato. Grazie all'impegno del Copasir e in particolare del suo presidente, mio predecessore, non parlo del mio lavoro, parlo del lavoro delle persone con le quali lavoro e di Francesco in modo particolare, una prima breccia si è aperta e per la prima volta un privato cittadino ha potuto andare a vedere documenti classificati e che quindi sono per legge sottratti alla conoscenza dei cittadini normali, soltanto il magistrato in condizioni particolari può conoscerli. Io penso che questo episodio, questo primo caso, è importante, apre un cammino. È evidente che la verità su questa vicenda, e anche quella verità minima a cui qui ci si è appellati, avere un luogo dove siano conservati i resti di queste persone care, è una verità che non è stata raggiunta consultando quei documenti. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare ad insistere perché si possano, alla scadenza che sta per venire, consultare anche carte che eventualmente possano arricchire il quadro di conoscenze, ma soprattutto io credo che dobbiamo lavorare per acquisire la collaborazione di altri paesi, e in questo senso il Copasir mantiene il suo impegno e ha sollecitato sia il governo che i servizi segreti a portare avanti quelle relazioni utili per acquisire le informazioni necessarie, in particolare con i servizi libanesi e in particolare con le persone che all'epoca avevano responsabilità nei servizi libanesi. Dobbiamo continuare questo impegno
e dobbiamo soprattutto, io credo, per onorare la memoria di queste persone, affrontare un nodo politico che è di fronte a noi nelle prossime settimane. La riforma stabilisce il principio della trasparenza dopo 30 anni, la riforma è inattuata, bisogna fare i regolamenti attuativi, c'è una difficoltà, c'è una resistenza, ora ci siamo. Il nostro impegno è che la riforma venga attuata e non stravolta. E nello spirito di quella collaborazione istituzionale che vi è stata sin qui, dobbiamo trovare il modo perché questo mistero, badate, io penso che in una certa misura ci siano anche delle aspettative infondate su quello che si potrà trovare negli archivi dei servizi segreti. Ma tuttavia, penso a una frase che è stata detta qualche tempo fa, quando fu detto da parte di un magistrato, sbagliando, che ci sono misteri che la politica italiana non potrebbe sostenere. Io dico, la democrazia non può sostenere il mistero, non può sostenere il mistero. Nessuna verità deve farci paura. Ci sono misteri che non si possono svelare perché sconvolgerebbero la politica. Io continuo a pensare che la democrazia non può sostenere il mistero. Le verità, a mio giudizio, rafforzano la democrazia. Ci sono delle verità da scoprire anche in questa vicenda. È evidente che bisogna portare fino in fondo la comprensione, diciamo, del grado di conoscenza che gli apparati italiani potevano avere. Per ragioni anche comprensibili. Io posso benissimo comprendere che un servizio segreto possa avere rapporti anche con gruppi che svolgono attività illegali, quando è in gioco la sicurezza del paese. Dopo tanti anni però, quando si tratta di capire il destino di nostri concittadini, anche queste scelte comprensibili di molti anni fa devono poter essere conosciute se alla fine è necessario per conoscere la verità. Ecco, questo è soltanto il senso di una presenza. Io rappresento un piccolo gruppo di parlamentari di diverse opinioni politiche che però hanno questo compito istituzionale. Per noi questa vicenda non è chiusa. Continueremo ad insistere. Voglio anche dire che alcuni dei miei colleghi, l'ho fatto in qualità di presidente, hanno ritenuto anche di sollevare di fronte al governo la necessità di riconoscere Graziella ed Italo come vittime del terrorismo e quindi di applicare ai loro familiari le norme previste dalle leggi italiane per le vittime del terrorismo, un'iniziativa che io trovo giusta e positiva. Insomma, noi siamo un piccolo gruppo di parlamentari, abbiamo diverse opinioni, ma su questa questione intendiamo continuare a lavorare con voi perché si arrivi a conoscere la verità.